Noi come associazione degli ex consiglieri nonché parlamentari di Basilicata abbiamo avuto l'intenzione, la voglia di avviare un confronto, un dibattito su questi due testi che sono stati pubblicati a firma di Giovanni Fasanella e dell'onorevole Signorini. Il 18 giugno a Matera, presso l'Hotel San Domenico, si è svolta la presentazione dei libri Berlinguer deve morire di Giovanni Fasanella e Corrado Incerti e Il caso Moro di Claudio Signorile e Simona Colarizzi, organizzata dal presidente dell'associazione ex consiglieri regionali e parlamentari di Basilicata, Aldo Michele Radice. Abbiamo l'opportunità di parlare con Giovanni Fasanella, autore del libro Berlinguer deve morire, giornalista e saggista, nonché quirinalista e redattore parlamentare, originario di San Fele. Quali elementi di novità porta il suo libro alla comprensione dell'incidente stradale di Berlinguer in Bulgaria? Elementi di novità notevoli, perché consente ricostruire l'altro polo della vicenda Moro, e cioè l'intervento sovietico e dei paesi dell'est nelle vicende interne italiane, perché si è sempre pensato che nella strategia della tensione ci fosse una responsabilità esclusivamente degli Stati Uniti d'America e della CIA. Invece, come dimostra questo episodio, questa inchiesta sull'attentato a Berlinguer avvenuto a Sofia nel 1973, c'è anche un'azione da parte dei conservatori del mondo comunista brezhneviano. Lei pensa che se Berlinguer fosse morto nell'incidente di Sofia, il destino di Aldo Moro sarebbe stato diverso? Naturalmente a una domanda ipotetica non si può rispondere con certezza. Potrei esprimere un'opinione personale, ma vale fino a un certo punto. Quello che invece si può dire fondatamente è che se Berlinguer fosse morto in quell'attentato nel 1973, avrebbe preso il suo posto il numero due del Partito Comunista, cioè il responsabile dell'organizzazione dell'epoca, Armando Cossutta, il più filosovietico dei dirigenti comunisti, quindi il riformatore, l'eretico Berlinguer sarebbe stato sostituito da un dirigente ortodosso filosovietico, il Partito Comunista avrebbe perso influenza su larghi strati della società italiana e sarebbe rimasto nel ghetto, e quindi possiamo supporre che non ci sarebbe stato alcun bisogno 5 anni dopo di sequestrare e assassinare Aldo Moro. Un'ultima domanda. Cosa può dirci questo episodio sulla natura dei rapporti tra il Partito Comunista Italiano e i partiti comunisti dell'Est durante la Guerra Fredda? Rapporti molto complicati, ambigui per certi aspetti, perché il Partito Comunista Italiano era un partito che aveva partecipato alla Resistenza, che aveva firmato la Costituzione Democratica, però al tempo stesso aveva un rapporto molto stretto con il mondo dell'Est, con il comunismo sovietico, rapporti non solo di natura ideologica ma anche organizzativi e economici, nel senso che fino a un certo punto il Partito Comunista Italiano era abbondantemente finanziato dai sovietici, però era un partito
quello italiano, appunto qui l'aggettivo ha una sua importanza e sostanza, aveva una radice nazionale, che è la radice gramsciana, la radice togliattiana e poi berlingueriana. E quindi era un partito che, sia pure gradualmente, sia pure attraverso un processo complicato, contraddizioni, problemi, lentezze, eccetera, eccetera, però aveva avviato un rapporto, un processo di emancipazione dal comunismo sovietico e si può supporre ragionevolmente che col tempo l'obiettivo di Berlinguer, anche se non dichiarato apertamente all'epoca, sarebbe stato raggiunto col tempo, e cioè quello di portare il Partito Comunista Italiano nella grande famiglia del socialismo e delle socialdemocrazie europee. Grazie infinitamente. Grazie. Grazie a te. Insieme a noi c'è il presidente dell'Associazione ex consiglieri regionali e parlamentari di Basilicata, Aldo Michele Radice, sanfilese, noto per il suo impegno nella politica regionale lucana come dirigente della giunta del Consiglio regionale, assessore e presidente del Consiglio regionale. È importante ricordare figure come Moro e Berlinguer. Ma ricordare due personalità come Moro e Berlinguer che hanno fatto la storia dell'Italia in un periodo particolare, e anche perché loro hanno rappresentato un prototipo di politici che oggi non è difficile proprio recuperare, ecco. Quali consigli darebbe ai giovani interessati alla politica? Quello è intanto di informarsi, di non allontanarsi dalla politica, perché la politica poi è quello che decide sui destini di tutti, e quindi scansarla, non occuparsene, è un errore fondamentale. Bisogna invece informarsi, leggere, approfondire e anche appassionarsi alla politica. Che poi sarebbe in qualche modo anche l'obiettivo di questa giornata, di questo pomeriggio. Certo, approfondire questi temi con personalità che se ne sono occupati, è chiaro che diventa anche appassionante per le persone, perché non è vissuto come un fatto, così lontano, ma protagonisti che hanno, vissuto momenti importanti e significativi, ancora importanti e significativi per l'Italia. Grazie. Questa sera abbiamo anche l'opportunità di conversare con l'autore del libro Il caso Moro, Claudio Signorile, docente universitario e noto politico italiano, ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno nei governi Spadolini e Fanfani, ministro dei trasporti nel governo Craxi, nonché vice segretario del Partito Socialista Italiano all'epoca in cui il segretario era proprio Bettino Craxi. Spinto a scrivere un libro su Aldo Moro a distanza di tanti anni dal suo assassinio. Allora, non è un libro scritto, è una conversazione tra me e la signora professoressa Simona Curarizzi, che è una delle storiche contemporanee più importanti che ci siano in Italia. Perché le sto dicendo questo? Perché l'obiettivo di questo libro è un obiettivo storico, non solo politico. Quello cioè di cercare di capire non chi ha ucciso Moro, quindi sciogliere un atto criminale, un aspetto storico, ma perché Moro è stato ucciso, cioè in quale contesto storico, in quale condizioni, quali sono state le ragioni che hanno portato all'assassinio di Moro e a, intorno a questo, creare una situazione che posso dire tranquillamente drammatica, nella quale per qualche anno il paese, non ha saputo governare le sue possibilità, ha vissuto in maniera molto drammatica e pesante questa morte politica, questo assassinio politico. Lei deve metterlo bene in evidenza perché altrimenti non si capisce se si considera la morte di Moro come un atto dei brigatisti. No, anche naturalmente, ma il contesto nel quale Moro viene assassinato è un contesto politico.
Ci sono aspetti inediti che emergono nel libro riguardo alla vicenda Moro? Inediti tutti e nessuno, tenga conto che praticamente sono passati tanti anni, sono state fatte le indagini più complete. Se si affronta la questione, come che dicevo prima, come una spy story, come un episodio criminale, non si capisce nulla, anche perché la verità vera c'è nella testa, nelle idee, nei comportamenti di coloro che sono stati attori di questo assassinio. Ma questo assassinio è l'affermazione e il rifiuto di una politica che loro stava interpretando e stava gestendo. Quali sono stati i motivi che hanno fatto naufragare la trattativa da lei condotta per la liberazione dell'onorevole Moro? Non era una trattativa perché non c'erano le condizioni della trattativa, era la costruzione di un atto unilaterale di umanità, quindi la liberazione di un prigioniero che non avesse commesso fatti di sangue, per consentire il primo passo, quello della sospensione della sentenza che era stata emanata dai brigatisti che avevano Moro nelle mani, nella quale diceva che Moro sarebbe stato ammazzato, ecco, aprire la porta a un percorso che poteva portare effettivamente alla liberazione di Moro da una parte e probabilmente a un atto di ulteriore umanità nei confronti di alcuni brigatisti prigionieri. Ma tutto questo è semplicemente stato impostato e avviato, l'ho fatto io, ma non è mai riuscito a diventare un elemento concreto, perché quando l'atto fondamentale, che era la direzione democristiana, nella quale si sarebbe dato un via libera, comunque un'attenzione a questo che lei mi sta dicendo, loro venne ucciso nella notte fra l'8 e il 9, ed è il motivo per cui noi ci siamo detti perché. È una morte così chiaramente politica che non può essere affidata solamente a una lettura criminale. Ci deve essere una comprensione più completa di quello che stava accadendo, e questo l'abbiamo ben capito. Non si voleva cambiare degli equilibri che dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale e la realizzazione degli accordi di Yalta doveva rimanere stabile ed immobile. Un'ultima domanda. Lei pensa che l'Inghilterra abbia avuto ruolo nel determinare l'esito del caso Moro? Non così come la sta dicendo lei, non l'Inghilterra, ma i servizi, l'intelligence inglese aveva il coordinamento dei servizi dei paesi che avevano vinto Yalta, e aveva una sorta di costante monitoraggio sulla situazione italiana. Noi eravamo un po' dei sorvegliati speciali, diciamo la verità. L'Inghilterra, e ripeto, non l'Inghilterra, l'intelligence, che ha una fortissima autonomia nella struttura inglese, stia attenta, non confonda, non mescoli mai l'intelligence con il governo inglese, sono cose diverse. L'intelligence aveva, abbiamo i documenti, lo vedrà più tardi perché parteciperà a questo incontro un giornalista che ha lavorato sugli archivi e che questa cosa ha confermato, cioè c'è stata, sì, una presenza costante di attenzione dell'intelligence su quello che accadeva in Italia ed in particolare intorno alla vicenda Moro. Qui mi fermo naturalmente. Che la ringrazio, è stato gentile. L'evento ha contato sulla presenza di figure di spicco come l'onorevole Salvatore Aduce, il senatore Filippo Pubblico, il senatore Nicola Puccico, il senatore Cosimo Latronico e l'onorevole Vincenzo Viti, tutti uniti nel voler tributare un omaggio a due figure emblematiche della nostra storia repubblicana. L'incontro, moderato dal giornalista Pasquale Doria, ha ottenuto un notevole successo, guadagnandosi il plauso di tutti i partecipanti. Prossimo appuntamento a Potenza il 5 luglio presso il Museo Archeologico Provinciale.